di averla spiegata anche abbastanza chiaramente. Cioè, noi riteniamo che questa situazione, lo abbiamo detto più volte, è figlia di tante situazioni che l'amministrazione comunale di Aragni ha creato. È figlia di quello che è l'indebitamento forte che questa amministrazione purtroppo paga per la scelleratezza con cui amministra questa città, e quindi ovviamente qualsiasi cosa è buona per fare cassa. Noi riteniamo che non sia vero quello che dice il sindaco, che questo provvedimento non andava a fare cassa, e a maggior ragione allora deve sottoscrivere quella che è l'ordinanza che noi abbiamo richiesto in sede di consiglio comunale e poi abbiamo richiesto in sede di commissione bilancio. Quindi noi riteniamo che praticamente la nostra proposta, che era una proposta migliorativa rispetto a quella che vi diceva poc'anzi Walter, che praticamente riguardava una normativa, il famoso articolo 13 della legge finanziaria del 2009, che prevedeva praticamente la possibilità di poter defalcare le cosiddette sanzioni da quelli che erano gli avvisi che sono stati recapitati ai cittadini di Aragni, in modo particolare a voi di San Filippo, in maniera così corposa. Noi riteniamo che quella sia una strada percorribile, tant'è che praticamente in alcuni comuni è stato già fatto un provvedimento di questo genere, in altri comuni, va detto pure questo, è stato fatto ed è stato eccepito da parte della Corte dei Conti. Questa via di pensiero, diciamo, è una via di pensiero che è discorde, e quando queste situazioni sono discorde l'una dall'altra, la Corte dei Conti si riunisce in una seduta plenaria delle Camere congiunte per emettere un provvedimento definitivo. Questo significa che è altrettanto valida anche la procedura che abbiamo richiesto noi in ordine alla cancellazione delle cosiddette sanzioni, perché ovviamente il tributo è quello, esiste, e non è che possiamo andare ad eccepire quello che è il tributo che deve essere pagato sulle aree edificate. Non sono stati di questo avviso, abbiamo anche in sede di ultima, la faccio breve perché altrimenti staremo qui praticamente a lungo, poi magari anche ragioni politiche forse andrebbero anche un po' più dettagliatamente esposte, se no Meazza ci dice che praticamente siamo buoni, siamo solo tecnici e non facciamo poi magari il nostro mestiere, che è quello di oppositori e oppositori più cattivi. Lo faremo, lo facciamo pure. Dicevo, in sede di commissione poi noi abbiamo fortemente rappresentato quelle che sono le situazioni di problematicità dal punto di vista economico e finanziario che sono costrette a vivere le famiglie. Abbiamo il territorio Aragni, lo conoscete tutti, insomma, Videocon e quant'altro, perdita occupazionale ormai arrivata a livelli proporzionali che sicuramente nessuna città del comprensorio ha avuto quelle che sono state le perdite occupazionali della nostra città. E proprio su questo abbiamo chiesto al sindaco di emettere un'ordinanza di sospensione di queste cartelle, di sospensione delle sanzioni, per meglio andare a rivedere quelli che sono stati i provvedimenti che sono stati recapitati. Dopo lunghe discussioni, perché ci sono state 4-5 riunioni, alla fine siamo arrivati ad una conclusione, a sottoscrivere un documento comune. Io so che ieri mattina c'è stato l'ultimo consigliere comunale che non lo aveva sottoscritto, è stato rintracciato e ha sottoscritto quindi unitariamente questo documento che porta 20 firme ed è stato mandato al sindaco, il sindaco che deve ovviamente a questo punto emettere questa ordinanza che ha delle motivazioni alla base, diciamo così, sociali, quindi rispecchia un aspetto sociale. Io penso e credo che la volontà di un consiglio comunale, una richiesta all'unanimità nei confronti del sindaco, sicuramente lo porterà a ragionare su quello che dovrà fare, e sono convinto che dovrà sicuramente mettere mano a questa vicenda e andare verso quella direzione che gli hanno indicato tutti e 20 i consiglieri comunali del Consiglio Comunale di Aragni. Non credo che sia poca cosa, secondo me è una delle poche volte che è accaduto nel nostro paese, ma che è accaduto secondo me anche in politica
anche perché, ripeto, il momento è difficile, questo è ovvio. Però comunque ci dobbiamo anche rendere conto che c'è bisogno comunque anche di una certa coesione, di un certo tipo di discorso che noi dobbiamo incominciare ad andare ad affrontare. Perché è vero che oggi c'è l'ICI, ma domani ci sono i rifiuti. Oggi il Consiglio regionale del Lazio ha praticamente respinto una ordinanza che il gruppo consigliare del centro-sinistra, perché non è così, perché comunque poi alla fine in Consiglio regionale c'è stata una votazione bipartisan, quindi maggioranza e minoranza, però alla fine bisogna anche dire le cose come stanno. Questo provvedimento che prevede il passaggio di Anagni e Pagliano negli ambiti territoriali di Roma e quindi con la possibilità che Roma possa riversare la propria immondizia sul nostro territorio, e è passato con un voto favorevole. Questo voto favorevole praticamente che ha fatto la differenza è stato quello di un consigliere regionale eletto in provincia di Frosinone, la Mandarelli. Ma soprattutto la cosa ancora più grave secondo me da sottolineare è che in consiglio regionale oggi era assente Franco Fiorito ed era assente Mario Abruzzese, altri due consiglieri regionali eletti qui in provincia di Frosinone. Qui bisogna incominciare a ragionare perché accadono queste cose. Lo dicevo prima, perché è accaduto questo relativamente a queste cartelle? Ma ci siamo mai posti degli interrogativi? Cioè noi abbiamo avuto una serie di situazioni che ci hanno portato a completamente a cambiare quello che è stato il nostro territorio. L'articolo 12, forse voi non lo ricorderete, è un tecnicismo, sono alcune situazioni, torno a ripetere, le tecniche, però che hanno la loro rilevanza su quello che è l'attacco al territorio e la situazione che poi comporta questo tipo di meccanismo. Dobbiamo incominciare a ragionare. L'articolo 12 ha sconvolto tutto un intero comparto dell'osteria della Fontana, portandolo da un comparto artigianale ad un comparto commerciale, variando completamente quell'assetto. In consiglio l'amico Savone ricordava anche la questione dell'ASI. A prescindere da quelli che sono gli effetti dell'articolo 21, dove ogni singolo cittadino che è praticamente il gestore di un'attività andava a farsi riconoscere all'ASI quel cambiamento di destinazione d'uso di un terreno che magari per tanti anni non aveva nulla a che fare con la propria attività che stava svolgendo, ma altri, ignari di ogni cosa, si sono visti trasformare i propri terreni da terreni agricoli a terreni industriali. L'unico comune, dicasi l'unico comune della provincia di Frosinone, orbene di questo comparto della zona industriale, della zona nord della provincia di Frosinone, a non andare in consiglio comunale ad effettuare una discussione su questo argomento è stato il comune di Anagni. Il comune di Anagni non ha assolutamente detto neanche mezza parola su questo argomento. Il comune di Ferentino l'ha portato 3 volte in consiglio comunale, si è discusso, si è approfondito l'argomento e si è avuto modo anche di dare comunque notizia a quello che diceva poc'anzi Walter. Ha avuto modo di dare notizia e di rendere pubblico quello che stava facendo ai cittadini, perché tutti avessero la cognizione di quello che stava accadendo e poter cambiare quella che era la situazione. Perché io posso anche dire che io non accetto quel cambiamento di destinazione d'uso del mio terreno. Quindi sono tante cose. Vorrei ricordare un passaggio al Gaia fatto all'ultimo minuto il 31 di dicembre di qualche anno fa, di 7 anni fa, che ci è costato l'ira di Dio, che costerà l'ira di Dio all'amministrazione comunale di Anagni, e quello lo pagheremo noi. Noi in Consiglio Comunale abbiamo fatto una battaglia su questo tema fortissima. Alla fine hanno dovuto ammettere che lì ci sono oltre 750.000 euro da pagare al Gaia e che non sono iscritti da nessuna parte sul bilancio. Quindi sono situazioni debitorie grosse, importanti. Noi abbiamo fatto rilevare che ci sono 10 milioni di euro di fatture depositate al protocollo comunale che non sono riconosciute in nessun bilancio. Queste sono le situazioni che vengono fuori. Vengono fuori situazioni importanti, situazioni difficili, che ci fanno preoccupare. Noi abbiamo una gara d'appalto per il servizio della pulizia, della nettezza urbana di questo comune, che è una gara d'appalto ferma,
che è un servizio che è in proroga dal 1° gennaio del 2011, un anno di proroga, un anno. Quindi significa che le situazioni si aggravano di giorno in giorno. Ecco perché escono fuori le cartelle. Adesso sarebbe, ripeto, ulteriore, se Walter ci darà modo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, di organizzare una riunione con tematiche generali, non solo su questo argomento, che non voglio sminuire assolutamente, anzi è importantissimo, ma un po' su tutto quello che è il discorso generale, ci possiamo soffermare con argomentazioni e anche con documenti alla mano di quella che è la situazione che viviamo. Mi fermo qui, poi se avete qualche domanda da farci, noi siamo qui, nel limite del possibile, ovviamente cercheremo di darvi tutte le risposte possibili e immaginabili.